Quarta lezione del laboratorio Crisi e conflitti del Novecento. Oggi ci occupiamo, lo sapete già, di guerre coloniali, in particolare per quanto riguarda la guerra italiana in Libia. Simona Bera è ricercatrice, no, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Bergamo e la ringraziamo per essere qui. Io vi dico solamente che nella mail di domenica vi invieremo anche i dettagli in merito al compitino finale del laboratorio. Quindi a chi mi ha chiesto dettagli li definiremo in questi giorni, li scriveremo nella mail e comunque poi settimana prossima ovviamente siamo sempre a disposizione per chiarimenti e dettagli, anche perché, come aveva spiegato il professor Vergallo alla prima lezione, tendenzialmente vi chiederemo di curare un piccolo elaborato finale in merito alle lezioni dalla prima fino a quella dedicata alla prima guerra mondiale. Quindi abbiamo ancora due incontri prima, come dire, di chiudere questa prima fase del laboratorio. Quindi domenica vi diamo tutte le specifiche e poi comunque ci sono ancora due lezioni a disposizione. Avete visto che sul sito abbiamo caricato i video delle lezioni precedenti. Come sempre siamo a disposizione. Ultimissima cosa che dico, vorremmo proporvi di creare un gruppo su Facebook degli iscritti al laboratorio. Ovviamente è una cosa del tutto facoltativa, ma vorremmo proporre questa cosa per chi utilizza Facebook per scambiarsi link, pareri anche sul laboratorio, chiedervi dei feedback in merito alle lezioni, insomma, cercare di andare un po' oltre il semplice rapporto frontale della lezione e del momento in cui ci ritroviamo qui venerdì. Quindi vi manderemo il link sempre via mail, ovviamente ribadisco, è una cosa del tutto facoltativa. Se volete darci un contributo, per noi è un aspetto positivo, poi eventualmente valuteremo in seguito. Grazie ancora, scusate ancora, grazie Simone, buona lezione. Grazie, grazie ragazzi, grazie ragazzi del Laboratorio Lapsus, grazie a Vergallo. Allora, io mi occupo soprattutto di Tripolitania e quindi mi occuperò di tutte e cinque le colonie africane dell'Italia, che come forse sapete sono Somalia, Etiopia, Eritrea, Cirenaica e Tripolitania, perché fino al 1934 non esiste la Libia, ma esistono due distinte colonie che formano anche due distinte entità giuridiche. Una è la Tripolitania, quella che i libici chiamano Tarablus, che sarebbe la Libia occidentale. L'altra è la Cirenaica, o quella che i libici chiamano Barca, e che solo col governatorato di Italo Balbo nel 1934 furono riunite in un'unica colonia che prese il nome di In questa lezione io cercherò di rispondere a due domande. La prima è: perché il cosiddetto jihad libico, il movimento di resistenza anticoloniale, fu, assieme a quello algerino, il più tenace e il più violento dell'intero Nord Africa? La seconda domanda, che è collegata sempre alla prima, è: perché in Libia non si è formata quella classe dirigente locale vagamente occidentalizzata, legata a doppio filo ai colonizzatori da interessi economici, che avrebbe dovuto subentrare ai dominatori europei con la fine del dominio coloniale, cioè col processo di decolonizzazione, come in fondo è avvenuto negli altri paesi del Nord Africa. E se noi pensiamo al Marocco, alla Tunisia, all'Algeria, all'Egitto, quasi tutti i leader della resistenza anticoloniale di questi paesi erano in fondo imbevuti di idee molto occidentali. Pensiamo a un famoso esponente della resistenza marocchina, Abdelkrim in Marocco, Ben Bella in Algeria, Bourguiba in Tunisia, Azzam in Egitto, insomma. In Libia invece questo non succede, anzi abbiamo un personaggio come Gheddafi che è assolutamente agli antipodi di questi altri esponenti della resistenza anticoloniale. Il 1911 rappresenta quindi lo scoppio della guerra italo-turca, per la Libia l'inizio di una tragedia immane, ma anche nel contempo l'inizio di una nuova storia. Perché con l'occupazione italiana nasce quel movimento che è assolutamente straordinario, è potentissimo, ma anche molto oscuro, che fu il jihad. Perché fu potente questo jihad? Perché non fu soltanto un movimento di resistenza contro lo straniero, ma si connotò come una vera e propria rivoluzione sociale e politica, alimentata dalle numerose storture e contraddizioni a
accumulatesi nei decenni della signoria ottomana. Voi sapete che la Tripolitania era una provincia ottomana assieme alla Cirenaica fino al 1911. Qua vi do un breve chiave, un quadro, così che non devo fare tutta la storia della Libia pre-italiana. Quindi il 1911 fu la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova. Diciamo che le vecchie classi dirigenti tripolitane che avevano governato assieme agli ottomani e che tentarono di passare al servizio del nuovo padrone italiano di Tripoli furono emarginate. Al loro posto prese il potere una nuova classe dirigente, composta da chi? Da leader religiosi, come ad esempio i Senussi, da leader tribali, soprattutto dell'interno, e da esponenti di minoranze etnico-religiose, come i Berberi, che fino al 1911, erano rimaste ai margini del sistema di potere ottomano e che l'Italia pensava di continuare a tenere nell'isolamento politico. Quindi il jihad tripolitano, ma questo discorso può allargarsi in parte anche a quello cirenaico, non fu soltanto una rivolta contro l'occupazione italiana, ma soprattutto contro un ordine sociale che l'Italia aveva ereditato dall'età ottomana e che da molti libici era giudicato come iniquo e logoro. I due processi, resistenza contro l'occupazione italiana, quindi resistenza anticoloniale, e ribellione sociale, si svilupparono parallelamente. Per cui la comprensione dell'una è impossibile senza la comprensione dell'altra, senza tener conto dell'altra. È praticamente impossibile riuscire a decifrare le dinamiche del jihad tripolitano se la categoria colonizzati, colonizzatori è l'unica ammessa. Se il discorso viene fatto ruotare esclusivamente intorno alla dicotomia italiani-libici. In tal caso cosa diventa il movimento del jihad libico? Diventa la meccanica reazione ad una inaccettabile provocazione quale fu lo sbarco dei soldati italiani sulle coste libiche. Ma il jihad tripolitano fu un fenomeno politico fertile, fu espressione di un risveglio sociale e non solo una replica alle ragioni dell'Italia coloniale. Questo incrociarsi di resistenza e ribellione conferì al movimento del jihad quel suo carattere ambiguo, dai contorni incerti, opachi, contraddittorio. D'altro canto, i contenuti sociali del quale si riempiva lo resero un fenomeno molto fertile che avrebbe lasciato tracce profonde nella struttura sociale e politica del paese, il cui impulso non si sarebbe esaurito nemmeno dopo la sconfitta della resistenza anticoloniale alla fine degli anni 90. E proprio la saldatura tra rivolta anticoloniale e rivolta sociale spiega perché il jihad libico fu, assieme a quello algerino, il più violento e tenace dell'intero Nord Africa. Allora, una rapidissima contestualizzazione sulla Libia pre-italiana, perché non do per scontato che conosciate le linee fondamentali. Allora, quando l'Italia occupa la Tripolitania, questa è una provincia dell'impero del Sultano e assieme alla Cirenaica rappresenta l'ultimo lembo di terra africana della Sublime Porta, nonché il confine, l'estremo confine occidentale dell'impero del Sultano. Nella propaganda nazionalista italiana la Libia è descritta come sostanzialmente un Eldorado. In realtà è un paese in profondissima crisi già da moltissimo tempo. Una crisi che in parte si inserisce nella crisi più generale dell'impero ottomano, che è a sua volta una potenza in declino, dato che ormai nelle cancellerie europee è conosciuta come il malato d'Europa. La crisi dell'impero ottomano è una crisi ad ogni livello, sotto ogni profilo, che si riverbera dal centro di Costantinopoli fino alla periferia, fino a Tripoli. In Libia, che è un paese poverissimo, era insomma prima della scoperta del petrolio, e che l'avanzata delle potenze europee nel Nord Africa sta soffocando economicamente, la crisi assomiglia a un disastro. Un disastro sotto diversi profili. In primo luogo economico, perché le nuove rotte del commercio che disegnano i colonizzatori europei, un commercio monopolizzato sempre più dagli europei appunto, causa il declino delle antiche vie carovaniere che dal Sudan si snodavano verso nord fino a Tripoli e a Misurata. È un disastro politico perché quell'elefantiaca macchina burocratica disegnata dal sultano non riesce più a reggere il peso di gestire un impero che, sebbene continui a perdere pezzi, rimane sempre molto esteso.
Quali sono le più evidenti conseguenze di questo malgoverno? Sono la crescente disaffezione dei sudditi nei confronti del sultano e dei suoi funzionari governativi, che sono visti come rapaci e incapaci. Ecco, questo fenomeno, che insomma generale, colpisce tutte le parti dell'impero ottomano, però in Libia è particolarmente evidente. Questo perché? Perché la Libia ha assunto nel sistema, nell'economia del sistema ottomano, una funzione molto molto sgradevole. Cioè la Libia è diventata il luogo d'esilio dove vengono inviati i funzionari meno capaci, gli oppositori politici. E durante il periodo del sultano Abdelhamid II, gli aderenti ad esempio del Comitato Unione e Progresso, ovvero Giovani Turchi, quando i Giovani Turchi prendono il potere a Costantinopoli, vengono inviati in Libia come punizione sostenitori del sultano. Ma la crisi libica tripolitana, nel caso specifico, è una crisi soprattutto sociale, dovuta al progressivo sclerotizzarsi di un ordine sociale logoro e profondamente iniquo. È un ordine sociale che lascia ai margini una larghissima fetta della popolazione, ad esempio le popolazioni nomadi e seminomadi dell'interno, i senussi, le minoranze etniche come i berberi, che gli ottomani non riescono e non vogliono integrare all'interno del loro sistema di potere. Chi favoriva questo sistema di potere? I pochi funzionari ottomani, i cosiddetti al-Hassa, inviati dalla capitale Costantinopoli in periferia, che erano completamente estranei al contesto libico e totalmente indifferenti alle sorti del paese, e che occupavano però il vertice della piramide del potere. Accanto ai cosiddetti al-Hassa, ai funzionari ottomani, vi era anche un gruppo di notabili tripolitani abbastanza numeroso, che erano cresciuti all'ombra di questo potere tanto dispotico quanto fiacco. Sono quelli che lo storico libico Amir al-Barbar chiama gli Ayan, i notabili. Sono notabili spesso impiegati nell'amministrazione ottomana, dove però occupano le posizioni intermedie, perché quelle più elevate sono monopolio dei funzionari ottomani inviati dal centro. E rappresentano questi Ayan il maggior sostegno dell'ormai impopolare governo ottomano di Tripoli, come poi avrebbero rappresentato il maggior sostegno del governo italiano che si impianta dopo il 1911. Ma questi Ayan non hanno scelta, perché si tratta di una casta, di un ceto sociale privo di base sociale, estraneo a quelle logiche tribali che dominano l'interno della Tripolitania e che lo dominano ancora la Tripolitania. Questo gruppo aveva costruito la sua fortuna economica e sociale, politica, all'ombra di un potere centrale debole, come era quello ottomano di Tripoli. Che si trattasse del governo ottomano, del governo italiano, questa classe sociale aveva bisogno di un potere centrale che la sorreggesse e in definitiva ne legittimasse l'esistenza politica. Qual era la radice della separatezza degli Ayan rispetto alla popolazione? La separatezza, secondo gli storici libici, risiede nell'iniquità dei rapporti economici che intercorrevano tra gli Ayan, che rappresentavano una minoranza all'interno della comunità, e la popolazione sulla quale esercitavano la loro autorità. Questa distanza va intesa anche in senso geografico, data la difficoltà degli Ayan di esercitare una reale influenza sulle zone interne della Tripolitania, che erano appunto, come dicevo prima, dominate invece dalle logiche tribali lontane dalla capitale Tripoli. Questi Ayan, insieme alla ristrettissima elite ottomana di Al-Hassa, rappresentavano il vertice della piramide del potere in Libia, anzi tripolitano, ma anche il tappo che impediva quelle forze sociali e politiche nuove di emergere. Sarà lo scoppio della guerra dell'11 che fece saltare questo tappo, lasciando esplodere tutte le contraddizioni e le strutture accumulatesi nei decenni della signoria ottomana. In reazione a questa organizzazione sociale e politica iniqua, negli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, iniziarono a sorgere in Libia dei gruppi di opposizione, il cui moltiplicarsi rappresentava il segnale inequivocabile della crescente disaffezione dei libici verso il dominio libico.
ma le critiche non avevano come obiettivo la riforma del sistema di governo ottomano, ma era lo stesso diritto della Sublime Porte a esercitare la sovranità sulla Tripolitania a essere contestato. Alcuni esempi, insomma, di gruppi di opposizione, di contestazione. Ad esempio a Tripoli, nella seconda metà degli anni 80 dell'Ottocento, era nata questa associazione segreta, Ajami al-Khairiya Sirriya, la cui opera era ispirata alla corrente del nazionalismo arabo, che insomma era già diffusa negli altri paesi dell'Africa settentrionale, in particolar modo in Egitto. In sintonia con altri movimenti affini, l'associazione era impegnata nel tentativo di recuperare l'identità araba del paese, preservandola da quell'annacquamento culturale che era stato inevitabile, conseguenza di decenni di dominazione ottomana. Tra le molte rivendicazioni, la più, possiamo dire, dirompente era quella di elevare la lingua araba a lingua ufficiale del paese. Nel Jebel, nell'altopiano, la principale fonte d'opposizione erano i berberi, una minoranza abbastanza numerosa e molto molto rumorosa. Qui nel Jebel diciamo che la polemica contro lo stile di governo vessatorio dei funzionari turchi si mischiava alle rivendicazioni dei diritti storici di questo popolo. Però il nemico più temibile per i turchi, come lo sarà per gli italiani, erano le riottose e enormi tribù nomadi, seminomadi dell'interno. Ad esempio gli esponenti più tipici di questo, chiamiamolo così, universo delle dune erano gli Aulad Suleiman, gli Aulad Busseif, i Mahamid. Le loro rivendicazioni si possono riassumere con una formula che è semplicissima: l'esenzione dal pagamento delle tasse. Loro non volevano pagare le tasse ai padroni turchi di Tripoli, come non le vorranno pagare ai padroni italiani di Tripoli. Come potete osservare, è un fronte della contestazione composito, che ingloba vastissimi settori della popolazione tripolitana, si alimenta di idee, di culture svariate. Non si trattava di un fenomeno estemporaneo, ma segnalava quel processo di rinnovamento interno alla società tripolitana che non si sarebbe placato nemmeno con la fine della signoria ottomana. Allora, questo è un po' il contesto della Tripolitania alla vigilia dello sbarco italiano nel 1911. Gli italiani pensavano di trovarsi di fronte a una società indolente, una società passiva. In realtà è una società che sta ribollendo, dove vi sono gruppi come i Beduini, i Senussiti, i Berberi, tutti tenuti ai margini del sistema di potere ottomano, che stanno premendo, che sognano una vera e propria rivoluzione. Cosa rappresenta per queste forze l'atto di forza dell'Italia, lo sbarco dei 100.000 soldati italiani sulle coste tripolitane? Per certi versi, e paradossalmente verrebbe da dire, rappresenta una benedizione, perché provocherà la definitiva crisi del sistema. La guerra dell'11 offrì a questi gruppi e ceti sociali di rivendicare la propria esistenza politica, di diventare attori di primo piano, scalzando il vecchio notabilato. Quale fu lo strumento per manifestare questa esistenza politica? Fu la lotta anticoloniale, fu il jihad. Il jihad fu un evento inaspettato per l'Italia, che era sinceramente e ingenuamente convinta che i libici avrebbero accolto a braccia aperte i soldati italiani, perché stanchi del gioco ottomano. La propaganda dipingeva l'Italia come impegnata in una guerra di liberazione del popolo libico, schiacciato sotto il peso dell'arretratezza turca. Lo spettacolo dei libici che combattevano a fianco ai vecchi dominatori turchi fu una doccia fredda, e lo stupore si trasformò presto in disprezzo per un popolo che preferiva lottare a fianco dei vecchi dominatori, respingendo invece quelle lusinghe della civiltà che l'Italia offriva sulla punta della baionetta. Chi guidava questo movimento della resistenza all'occupazione italiana, che fin dal principio si connotò come un movimento popolare molto diffuso, col coinvolgimento di ampi settori della popolazione, fino all'ottobre 1912, cioè fino alla firma della pace di Losanna tra Italia e Turchia,
Il movimento di resistenza fu guidato da ufficiali ottomani, ma non gli stessi ufficiali ottomani che operavano in Libia, nella Libia anche nel 1911. La Turchia fu, ovviamente non fu così stupida, ma inviò degli altri ufficiali. Ad esempio, fu inviato in Libia un personaggio molto noto, che è Kemal Atatürk, oppure Neşat Bey, insomma, personaggi di un certo livello. Dopo tale data, dopo il 19 ottobre del 12, furono invece i leader libici a prendere in mano le redini della resistenza. Va detto che l'uscita di scena dei turchi è vero che indebolì la resistenza libica, però dall'altro liberò uno spazio politico immenso, dando via a un'intensa concorrenza tutta interna alla società tripolitana. La guerra e il clima convulso creatosi avevano ridisegnato la geografia politica del paese. Sui campi di battaglia era apparsa una nuova leadership tripolitana che avrebbe portato avanti una strenua resistenza contro l'Italia e sarebbe divenuta padrona del paese. Si trattava per lo più di personaggi emergenti, di parvenu, comunque di uomini che non avevano ricoperto posizioni importanti all'interno del sistema di potere ottomano, che erano sempre vissuti ai margini, spesso nel ruolo di oppositori. Questi protagonisti del jihad erano molto diversi tra di loro, però avevano delle caratteristiche in comune. Queste erano intanto una filosofia politica ispirata ad un profondo radicalismo, che si spiega anche inserendo la resistenza libica nel contesto dei movimenti, diciamo, di risveglio nazionalista che coinvolgono anche gli altri paesi del Nord Africa, ma in generale del mondo arabo-islamico. Poi va considerata la sostanziale estraneità di questi nuovi leader, di questa nuova leva politica, al sistema di potere ottomano. Questo cosa significa? Che non avevano posizioni di rendita da difendere, che portarono avanti una battaglia strenua, senza, insomma, perché non avevano niente da perdere. Non avevano posizioni di rendita da difendere, anzi il loro impegno andava nel senso proprio di smantellare il sistema di potere, quell'equilibrio di potere iniquo ereditato dall'età ottomana e che l'Italia pensava di mantenere in piedi. Poi una terza peculiarità che accomuna tutti questi leader, che è molto importante per capire perché il movimento di resistenza libico fu particolarmente violento e sanguinoso. Questa era una leadership che ha ottenuto la propria legittimazione sui campi di battaglia e con le armi consolidò la propria egemonia. Questo aspetto ci spiega perché il movimento del jihad fu particolarmente violento, perché raramente questi leader sfuggono alla tentazione di risolvere ogni contesa sul campo di battaglia, tra di loro o con gli italiani. Poi un'altra notazione che può sembrare superflua, ma io credo che anzi sia una delle più importanti. La maggior parte di questi leader di questa nuova leva politica è composta da personaggi che hanno meno di 40 anni. Questo cosa vuol dire? Che sono ambiziosissimi, che, proprio perché sono molto giovani. Fu la guerra a proiettare al centro del palcoscenico questa nuova leadership, che si trovò ad occupare uno spazio politico che prima era completamente inaccessibile. Chiaramente di fronte a qualcuno che guadagnava c'era qualcun altro che perdeva, perché la nuova leva politica combatteva sì contro l'italiano, ma come primo obiettivo aveva quello di ribaltare il sistema di potere ottomano. E i primi a farne le spese chi furono? Furono proprio quel gruppo di notabili libici integrati nel sistema di potere ottomano e che si erano subito accostati agli italiani, gli Ayani, che sarebbero stati marginalizzati e letteralmente stritolati dalle dinamiche politiche assolutamente spietate che si crearono in colonia proprio a seguito dell'occupazione italiana. Ecco, io farei qualche esempio perché sennò non vorrei che rimanesse un po' tutto così nel vago. Se c'è un luogo, aspettate che sia inquadrato. Se c'è un luogo dove questo processo di ascesa delle nuove elite e di declino del vecchio notabilato appare evidente, si diciamo cristallino proprio, questa è la città e la regione di Misurata, insomma, perché Misurata è una città ma anche una regione, che dista
200 km a est di Tripoli, sulla costa, è questa che ho evidenziato in rosso. Se vi sono due personaggi che incarnano alla perfezione il ruolo del vecchio notabile e del nuovo mujahid, del nuovo combattente anticoloniale, questi sono Omar Pasha al-Muntasir e Ramadan Aswehri. Omar Pasha al-Muntasir è capo di una potente e ricchissima famiglia di Misurata, che è una delle più importanti dell'intera Libia, che al suo centro è a Misurata. Si tratta di una famiglia che più o meno dalla metà dell'Ottocento monopolizza la politica locale nelle zone di Misurata, di Sirte e di Gharian, di Khartoum, insomma tutta quest'area qua sostanzialmente. Grazie a una straordinaria abilità politica, la famiglia al-Muntasir è riuscita ad accumulare un enorme potere di fatto di cariche, di clientele, di denaro, costruendo proprio una fittissima rete clientelare che gli permette di svolgere quel ruolo di intermediario tra il centro, ovvero Tripoli, e la popolazione. È una potenza che a prima vista sembra assolutamente invincibile, incredibile, ma che in realtà poggia su basi molto, molto fragili. Intanto gli al-Muntasir sono estranei alla logica tribale che domina le zone interne della Libia e che tutt'oggi domina le zone interne della Libia e non solo. Poi, gli al-Muntasir non sono in grado di mobilitare militarmente degli armati, e questo insomma è importante, in questo clima molto fluido, questo è una grave carenza per gli al-Muntasir. Inoltre, il lento ma inesorabile declinare delle vie carovaniere che dal sud, cioè dal Chad, soprattutto dal Sudan, puntavano verso nord, verso Misurata, ecco, il declino di queste vie carovaniere ha inaridito le fonti di guadagno sulle quali questa famiglia aveva costruito la propria fortuna. Gli al-Muntasir non erano depositari della loro potenza, che pure era reale, ma la loro potenza risiedeva nel patto che avevano stretto con Tripoli, col governo centrale, che era chiamato a legittimarne non solo l'azione, ma la loro stessa esistenza politica. Solo all'ombra, diciamo, di questo debole potere ottomano, gli al-Muntasir potevano dirsi padroni della regione di Misurata. Possiamo dire che, insomma, il luccichio della loro potenza era semplicemente luce riflessa. Quanto fosse precaria questa potenza si manifestò nel 1908. Voi sapete, nel 1908 gli ufficiali del Comitato Unione Progresso, i giovani turchi, rovesciano il regime del sultano Abdelhamid II e gli effetti di questo rivolgimento arrivano anche a Tripoli, da Costantinopoli a Tripoli. E a Tripoli e in Libia cosa succede? Che si provvede all'epurazione di tutti quegli elementi che erano legati al sultano e che erano anti giovani turchi. Gli al-Muntasir, in quanto sostenitori del regime del sultano e oppositori del sistema del nuovo regime giovane turco, vengono allontanati dal potere e perdono tutte le posizioni. Gli al-Muntasir sono incapaci di lottare con le loro forze contro il nuovo regime. E cosa fanno allora? Si avvicinano all'Italia, che già da diversi anni sta cercando di penetrare in Libia attraverso una penetrazione prima economica e poi ovviamente con lo sbarco. Quindi rompono il legame di fedeltà col padrone turco e per uscire dall'ombra dell'irrilevanza politica si avvicinano all'Italia perché hanno bisogno di un nuovo padrone. Padrone che troveranno in Italia, che nel frattempo era sbarcata in Libia nel 1911. Sostenuto dai soldati italiani, Omar Pasha al-Muntasir riesce a restituire il nuovo ordine sociale che aveva al suo centro la sua famiglia e che monopolizzò le cariche politiche di tutta la Tripolitania orientale, insomma, quindi tutta questa zona. Si trattava di un sistema che emarginava di nuovo quelli che erano riusciti a strappare uno spicchio di potere tramite la partecipazione alla lotta anticoloniale, ma emarginava anche quelli come i nazionalisti arabi, gli appartenenti alle fasce della popolazione più povera, le minoranze etniche che chiedevano al regime di Tripoli, italiano adesso, un sistema
schema di potere più inclusivo, ma ottenuto per sé, ma ovviamente il regime di Tripoli non concesse questo, anzi noi sappiamo fu un regime fortemente autocratico. Non solo, ma dato che aveva ottenuto per sé il potere, Omar Pasha al-Muntasir, che fu il principale alleato degli italiani in Libia, si guardò bene dall'allargare la platea dei beneficiati dal sistema di potere ottomano, dal nuovo padrone italiano della Libia. Come possiamo definire Omar Pasha al-Muntasir? Insomma, potremmo definirlo un collaborazionista, però è lecito definirlo così soltanto che, a patto che questo non sia un giudizio morale, come ha fatto la storiografia libica, che ha ceduto spessissimo alla tentazione di spiegare il comportamento dei collaborazionisti sottolineandone la scarsa fibra morale. Sarebbero state la corruzione dei loro costumi, l'accettazione degli stili di vita europei a indurre questi notabili ad accostarsi al regime italiano. Infatti il lemma col quale vengono indicati è quello del al-mutat al-linin, cioè gli italianizzati. Ma da parte di Omar Pasha non ci sarà mai un cedimento ideologico alle ragioni dell'Italia coloniale. Il rapporto degli al-Muntasir con il colonizzatore italiano non si sviluppa sul piano delle idee o di una contiguità culturale, ma crebbe e si consolidò a partire da una comunanza di interessi molto molto concreti. Omar Pasha non guardava l'Italia come alla potenza in grado di restituire dignità al suo decadente paese. Roma avrebbe dovuto svolgere il ruolo di alleato fidato e soprattutto discreto, come sarà ovviamente, che gli avrebbe permesso il ritorno in sella a Misurata. Dunque, è un rapporto privilegiato che non era alimentato da ragioni ideologiche, quindi insomma possiamo chiamarlo collaborazionista, ma stando attenti perché diciamo la parola collaborazionista ha un senso spregiativo che forse non spiega fino in fondo la scelta di Omar Pasha. Perché l'origine di questo patto risiede nell'aspirazione molto molto concreta e non ideologica di Omar Pasha ad isolare i propri avversari, che sono soprattutto i nuovi leader che hanno preso parte alla resistenza anticoloniale, e ristabilire l'ordine politico precedente al 1908. Nella storiografia, soprattutto libica ma anche italiana, la figura di Omar Pasha è rimasta legata all'immagine del collaborazionista. Tuttavia questo ritratto non esaurisce la complessità del personaggio, perché in termini più generali la sua biografia politica è quella di un intero ceto dirigente nato e cresciuto nei ranghi della burocrazia italiana sotto l'ombrello protettivo dei turchi, che governò il paese insieme ai dominatori turchi esercitando un ruolo di cerniera tra centro e periferia. E quindi prima ancora che essere un esempio di collaborazionismo, Omar Pasha va considerato come l'emblema di una classe di funzionari, di un ceto, e delle sue difficoltà a sopravvivere nella nuova Libia sconvolta dal jihad, dove la sua influenza e il suo prestigio erano minacciati da una nuova classe dirigente, quella classe dirigente nata sui campi di battaglia. Se Omar Pasha è il rappresentante tipico della casta degli Ayan a Misurata, Ramadan Aswehli rappresenta il prototipo del nuovo leader che emerge con la guerra del 1911. E Ramadan Aswehli, l'uomo che contende il potere a Omar Pasha a Misurata, non appartiene a una famiglia facoltosa, a una famiglia nota. È il figlio di un agricoltore. Tra l'altro ha una biografia politica abbastanza turbolenta, perché è abbastanza scalmanato, è spesso definito un brigante, che questa fama di brigante lo inseguirà anche nei libri storici. È accusato tra l'altro dell'omicidio di uno dei figli di Omar Pasha. Cioè la sua è la biografia di una persona che vive ai margini, non inserito nel sistema di potere ottomano. Fino al 1911 Ramadan Aswehli ha soli 30 anni, prende parte al jihad e si distingue in battaglia.
È vero che quando gli ottomani, scusate, gli italiani conquistano Misurata alla fine del 1912, Ramadan deve momentaneamente deporre le armi. Ma intanto, grazie alla partecipazione al jihad, era riuscito ad affermare la propria esistenza politica e inizia in qualche modo a divenire un riferimento politico per tutti quei gruppi che avevano preso parte al jihad e sono ormai indisponibili ad accettare un ripristino della situazione ante. Col controllo degli Al-Muntà si era Misurata sotto il giogo di una potenza straniera. Questo movimento, che vede Ramadan come principale referente, esploderà nel 1915, quando Ramadan Aswehri organizza una straordinaria operazione militare contro gli italiani a Kassr Bohadi, sconfiggendo gli italiani. La battaglia di Kassr Bohadi del 28 aprile del 15 sancisce il crollo del regime coloniale di Tripoli. Da lì poi, insomma, l'Italia si deve ritirare, tutti i presidi dell'interno sono ritirati e all'Italia rimane per diversi anni solo la città di Tripoli e di Tunis. Qualche mese dopo la battaglia di Kassr Bohadi, Ramadan riesce a conquistare Misurata, espugnandola. È una vera e propria rivoluzione che scoppia nel momento, quella di Misurata, che scoppia tra l'altro nel momento in cui tutte le altre regioni della colonia cadono nelle mani dei leader ribelli. Sull'altopiano Berberi, nell'immenso Fezzan, la regione meridionale, i Senussi, insomma, i Mujahideen, la nuova leva politica, diviene padrona del paese. Questo è un rapporto compilato dal Ministero delle Colonie, insomma, che ci descrive un po' la personalità di Ramadan Aswehri. Qual è l'obiettivo di Ramadan dopo aver preso il potere? Il rinnovamento completo della società, cioè non solo cacciare gli italiani, ma rinnovare completamente la società. Quindi emarginazione completa del vecchio notabilato contiguo a ottomani e italiani. Gli Aryan di Misurata si rifugiarono tutti a Tripoli, una delle poche città ancora controllate dagli italiani. Molti di quelli rimasti a Misurata furono giustiziati, furono impiccati. Poi l'attenzione ai ceti meno abbienti e meno integrati nel sistema ottomano prima e in quello italiano poi. Infine, restituire all'Islam quel ruolo di riferimento politico irrinunciabile che a causa ovviamente dell'occupazione di una potenza cristiana era venuto meno. Infine l'indipendenza della Tripolitania e in prospettiva della Cirenaica. A differenza di Omar Pasha Muntasir, il Ramadan Aswehri non vuole padroni. La Libia non deve essere una colonia italiana né una provincia ottomana. Così crea prima un governo Misurata, retto da lui e che arriva a comprendere buona parte della Tripolitania orientale. Poi, nel novembre del 1918, dà vita a un esperimento politico assolutamente eccezionale. Crea la Repubblica Tripolitana, la cosiddetta Jumhuria Tarabusia. Si tratta, tra l'altro, della prima repubblica araba indipendente in assoluto. Ramadan Aswehri diviene il riferimento del jihad tripolitano. D'altronde del jihad tripolitano fu il leader più intelligente, più brillante, più capace. Da cosa dipende il suo successo? Intanto dal carisma che gli riconoscevano tutti, glielo riconobbe anche Rodolfo Graziani, che sicuramente era assolutamente insomma, un colonialista convinto. Poi dalla straordinaria capacità di organizzazione militare, dal successo delle sue idee nazionaliste e forse anche dal suo modo di presentarsi, dal suo essere, presentarsi come uomo del popolo, dalla semplicità dei suoi costumi. In opposizione agli Aryan invece, insomma, che facevano sfoggio della loro ricchezza. Sotto la sua guida la Tripolitania si trasformò da paese marginale, diciamo pure un paese subalterno, a polo di irraggiamento di idee rivoluzionarie, anche fuori dai confini del mondo. Basta pensare che uno dei più importanti esponenti del movimento del panarabo, del nazionalismo arabo in generale, Abdurrahman Azzam, che sarà tra l'altro il primo segretario della Lega Araba, a partire dal 1916 si trasferisce a Misurata per assumere il ruolo di consigliere personale di Ramadan. Quindi il processo di
emersione di questa classe dirigente è particolarmente evidente a Misurata, ma si manifesta anche in un'altra regione del paese, che è Jebel. Qui la resistenza fu condotta dai Berberi, e quindi incrociamo la questione della resistenza alla questione più ampia del popolo berbero, ed è una questione immensa, perché la questione dei Berberi è in fondo la questione stessa dell'identità del Nord Africa. La parte occidentale del Jebel, in particolare questa qua, è abitata in prevalenza da Berberi. I Berberi sono etnicamente, linguisticamente e anche religiosamente diversi dagli arabi, perché ad esempio i Berberi tutt'oggi professano l'ibadismo, che rappresenta l'ultima espressione della corrente kharijita, la terza via tra sunna e scia. Quindi i Berberi non sono né sunniti né sciiti. Storicamente i Berberi avevano sperimentato una notevole marginalità imposta sia dalla maggioranza araba che dal potere centrale di Tripoli, che vedeva nei Berberi e nei loro progetti autonomisti una minaccia al loro potere. Ora, nella prospettiva dei Berberi, i 100.000 soldati che sbarcano sulle coste tripolitane non rappresentano solamente una minaccia, ma anche l'occasione irripetibile per ribaltare un equilibrio di potere da sempre a loro sfavorevole, contraddicendo così secoli di storia. Principali esponenti del movimento di resistenza berbero furono, diciamo, due. Furono Suleiman al-Biruni e Khalifa ibn Askar. Io vi parlerò del secondo, che è un caso esemplare di come resistenza e ribellione convivessero nell'animo di questi mujahideen. Intanto, notazione biografica: quando le truppe italiane invadono la Libia nell'11, Askar ha solo 27 anni, quindi anche lui è giovanissimo. Non ha mai ricoperto alcun incarico politico né militare nell'amministrazione ottomana. È un perfetto sconosciuto, e la sua biografia politica inizia nell'11. Askar era originario di Nalut, che è un centro distante pochi chilometri dal confine tunisino e abitato in prevalenza da Berberi. Fino alla sconfitta di Junduba, che è la sconfitta del 23 marzo del 13, è la sconfitta che permette alle truppe del generale Clemente Lepio, che gli apre la strada del Jebel e permette la conquista definitiva del Jebel, la resistenza a Nalut fino a quella data è coordinata da Ibrahim al-Ahbas. Al-Ahbas è un membro della famiglia più in vista di Nalut. Tuttavia, quando le truppe di Lequio, del generale Lequio, marciano in direzione di Nalut da Yefen, quindi da qua in direzione di Nalut, si trovano ad affrontare l'ultimo sussulto di resistenza opposto dalle truppe di Askar, mentre al-Ahbas era già fuggito in Tunisia. L'intervento armato di Askar non fu assolutamente risolutivo, però servì a dargli visibilità politica, ancora una volta a ribadire l'esistenza politica di questa nuova leva. L'effetto fu assolutamente immediato, perché dopo l'occupazione di Nalut, gli italiani, per ringraziarsi Khalifa ibn Askar, nomina il fratello di questo, Amuru, sindaco della città. Khalifa ibn Askar non collaborò mai attivamente con gli italiani, ma sfruttando la copertura offerta dal fratello, che era sindaco, sarebbe riuscito ad accumulare nel tempo un consistente patrimonio di denaro e soprattutto di armi, di prestigio e di potenza militare, grazie al quale in seguito avrebbe portato avanti la resistenza e la battaglia per il riconoscimento dei diritti storici dei Berberi. Quando fu sicuro di aver accumulato abbastanza armi e denaro, ovvero alla fine del 14, Askar scatenò una rivolta generale nel Jebel Nefusa, che è la parte occidentale del Jebel. Questa rivolta provocò il precipitoso ritiro delle truppe italiane verso Tripoli, insomma, cioè l'Italia ritirò tutti i presidi sostanzialmente del Jebel. Nel periodo compreso tra il 14 e il 22, Askar combatté tenacemente non solo contro gli italiani, ma anche contro i francesi, che controllavano allora la Tunisia, che era un protettorato francese, perché era intenzionato a saldare in un unico blocco tutti i territori berberi che si trovavano in Libia e in Tunisia. Askar combatté inoltre contro il cosiddetto partito arabo del Jebel, capeggiato da Mohamed Fekini,
che era intenzionato ad evitare che i berberi ottenessero il riconoscimento dei loro diritti storici, ovvero era intenzionato a mantenere la propria egemonia nella Tripolitania occidentale. È abbastanza difficile dire quale fosse l'obiettivo più importante per Ascar, se respingere gli italiani o ottenere il riconoscimento dei diritti dei berberi, cioè la resistenza o la ribellione. È difficile dire anche chi fosse il nemico più temibile per Ascar, quel Mohammed Fekini che non voleva cedere l'egemonia del partito arabo nel Jebel o gli italiani che invasero il suo paese. Contro gli italiani resisteva, contro gli arabi si ribellava per ribadire l'alterità e la peculiarità della sua storia come berbero. La carriera di Khalifa bin Ascar fu precocemente e brutalmente interrotta dalla forca italiana nel 1922. Ma nonostante ciò possiamo dire che la sua lotta fu un successo, perché grazie al jihad, alla ribellione che aveva relegato i berberi ai margini, questi ultimi riuscirono a uscire da quella subalternità e anzi finirono, una volta che la resistenza fu domata a metà degli anni 20, a ottenere una posizione privilegiata. Possiamo dire che se la resistenza aveva perso, la ribellione aveva trionfato. Khalifa bin Ascar riassume in sé le contraddizioni del jihad tripolitano, dove la lotta contro lo straniero, la competizione interna alla società libica per l'egemonia regionale, i conti aperti tra le tribù e correnti politiche avversarie si mescolarono, creando una miscela esplosiva. La sua figura è emblematica anche perché incarna alla perfezione il prototipo del nuovo leader che emerse in quegli anni in Tripolitania. Giovane, ambizioso, abilissimo sui campi di battaglia e soprattutto animato da un profondo radicalismo ideologico. L'ascesa della nuova leadership, che occupò il palcoscenico politico della Libia per un ventennio, avvenne a scapito del vecchio nobiliato. Il declino degli Ayan non fu immediato né tantomeno fu ordinato, soprattutto non era inevitabile. Il destino di questa casta, in ultima istanza, era nelle mani degli ufficiali italiani di Tripoli, senza il cui appoggio non aveva possibilità di rimanere in piedi nel terremoto socio-politico che aveva investito la Tripolitania. A decretare l'indebolimento, ma non la definitiva scomparsa degli Ayan, contribuì da un lato la concorrenza dei nuovi leader, dall'altro il potere coloniale, che non riuscì a cooptare quello che poteva considerarsi il ceto più colto anche della Tripolitania. Le cause di questo furono molteplici. Da un lato l'incertezza dei comandi italiani nell'elaborare una chiara linea d'azione, la lentezza e la difficoltà nel ripristinare i normali meccanismi della vita istituzionale, all'interno dei quali gli Ayan avrebbero recuperato il loro naturale ruolo, e infine la durata ventennale dello stato di guerra in Libia. Nel lungo periodo, a pesare in maniera determinante, fu un ulteriore motivo: il mancato incontro culturale tra libici e italiani. A differenza che in altre realtà coloniali e nel precedente periodo ottomano, in Tripolitania le élite sperimentarono un regime di separatezza culturale dai nuovi padroni del paese. Sospesi tra un paese in rivolta e un governo coloniale che non riusciva a valorizzarne il ruolo, gli Ayan dovrebbero cedere il passo alla nuova classe dirigente apparsa sui campi di battaglia dopo il 1911. La presenza di questa leva, composta per lo più di capi tribali e animata da un profondo radicalismo ideologico, marginalizzò l'elite più disposta ad accettare il dominio italiano ed eventualmente un processo di annacquamento culturale, come avvenne nelle limitrofe Tunisia ed Algeria. In Libia, la lunga durata del jihad, la violenza del conflitto e la tirannia dei governi italiani di Tripoli impedirono il consolidarsi di un'elite integrata nel sistema di potere coloniale. A differenza che negli altri paesi del Nord Africa, non si formò quella classe dirigente vagamente occidentalizzata e legata a doppio filo ai colonizzatori da interessi economici che sarebbe subentrata o che avrebbe dovuto subentrare ai dominatori europei col processo di decolonizzazione. Con la sconfitta degli Ayan, la Libia fu privata dell'unico ceto che avrebbe potuto assumere il ruolo di intermediario tra il potere coloniale e la popolazione,
allineando così la sua storia a quella dei suoi vicini nordafricani. Gli effetti di questo processo di declino degli Aryan e ascesa delle nuove elite tripolitane non sono ancora esauriti in realtà, ma si riflettono nel carattere della classe dirigente della Libia odierna, che è in parte figlia di questi mujahideen, diciamo. Io ho terminato, grazie. Grazie per questa lezione. Tra l'altro sostengo anche da un apparato iconografico, cartografico di estremo interesse. Posso fare due domande? Sì, sì. Una richiede una risposta molto didattica, ma anche quel tipo di risposte che servono per il nostro corso. Ed è questa. Brevemente. So che potresti veramente brevemente, no, 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 perché io sarò breve e lei deve essere breve nella risposta. Vabbè, abbiamo altre quattro domande. Da che punto di vista il colonialismo italiano è più diverso dai colonialismi più antichi o di altre nazioni europee? E invece in che cosa fu simile? Nei meccanismi, nelle logiche, eccetera. Seconda parte della domanda, invece, che forse richiede una risposta un po' più interpretativa, non so neanche se vorrei dare, ma ecco, ascoltandoti si ha la sensazione di ripercorrere anche avvenimenti molto più recenti che hanno riguardato sì. Il tempo, no? Ecco, vorrei qualche tua osservazione su questa sensazione che io non credo anche altri. Ma la differenza, intanto io sono un po' contraria, questa è la mia linea storiografica, a parlare ad esempio del colonialismo francese, il modello francese, il modello inglese, perché due colonie, entrambe francesi, come la Tunisia e l'Algeria, sperimentarono un sistema di dominio completamente diverso, perché la Tunisia era un protettorato e l'Algeria era la parte integrante della Francia. In che cosa furono uguali? Insomma, nel sistema di dominio che sostanzialmente relegava ai margini colonizzati. In realtà io credo che a prevalere siano gli elementi di differenza. Cosa non riuscì a fare l'Italia? Ma non solo in Libia, ma anche in altri paesi come l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia è un caso un po' sui generis. Non riuscì a cooptare le elite dirigenti, questi Aryan, non li riuscì a cooptare, ma loro, questi Aryan, non vedevano l'ora di essere cooptati in realtà, perché ovviamente facevano parte degli oppressori più che degli oppressi. Ecco. L'Italia non fu in grado di cooptarli, non fece studiare i loro figli in Italia, che era la tipica cosa che facevano i francesi, non portò avanti una politica di penetrazione culturale in Libia. Io anche al termine della relazione ho sottolineato come ciò che pesò maggiormente fu il mancato incontro culturale, no? Tra dominatori e dominati, che è una peculiarità dell'Italia, che è il maggiore insuccesso dell'Italia, perché non sono i gas o i campi di concentramento ciò che diciamo, salta agli occhi di chi si occupa di colonialismo, perché insomma se chi si occupa di colonialismo si fa impressionare da questo deve cambiare argomento. Quello che salta agli occhi è il fatto che non studiano i figli delle elite libiche, eritree, etiopi, non studiano nelle scuole italiane, non sono cooptati, ecco, dall'Italia, ma vengono tenuti ai margini, insomma. Quindi è un po' questo. Poi vabbè, insomma, sono dei, come dire, dei. L'Italia fu, e questo io credo sia uno dei grossissimi misteri della storia d'Italia, perché francamente si fa fatica a trovare capire il mistero analizzando la storia d'Italia. L'Italia fu, l'Italia amò la follia le sue colonie, ma odiò follemente i colonizzati, cioè era animata da un profondo razzismo, no? Cioè la cosiddetta politica indigena, no? Cioè la politica che domina, governa i rapporti colonizzati colonizzatori, fu una
politica fortemente razzista, insomma, che non ha uguali negli altri paesi, insomma, che magari a quell'1% di colonizzati davano qualche diritto. Insomma, l'Italia invece decise, andò in un'altra direzione, insomma. Quindi questo è un po', dico, è un mistero perché alla fine, insomma, io penso tutto il male del colonialismo italiano, però questa carica, questa separatezza razziale portata all'estremo limite, francamente è strana al percorso della storia d'Italia, ecco, diciamo, in maniera così spietata. Quindi per questo che dico, è un mistero, ecco. Forse fu anche un limite diplomatico. Ma questo non lo so, no. E per quanto riguarda l'oggi, ma insomma, io ho messo una foto di Gheddafi, quindi ovvio che il discorso era aperto all'oggi, diciamo. E quando ho iniziato a occuparmi di questioni libiche, anzi quando ho iniziato a scrivere la mia tesi di dottorato, che insomma riguardava proprio la Tripolitania, che succede? Che scoppia questa scellerata, a mio avviso, guerra libica del 2011, no? Io mi sono trovata a vedere che alcune questioni che studiavo, di cui mi occupavo, che erano successe 100 anni fa, si replicavano, no? Accadevano tali e quali. Il ruolo fortissimo di Misurata, il Fezzan che va, insomma, in un'altra direzione, il Fezzan che diventa il luogo, dove si radunano tutte le tribù più riottose dell'intero Sahara, cioè il ventre molle nel cuore del Sahara. E da lì noi sappiamo che un anno e mezzo fa, dal Fezzan sono partiti quei gruppi che hanno provocato il colpo di Stato in Mali, insomma, e anche oggi il Fezzan è una zona dove vige l'anarchia, insomma. Ieri come oggi, insomma, questo si sta replicando. Il sistema tribale che domina ancora oggi in Libia, ieri come oggi, la Cirenaica che va dalla sua parte, questi leader che non si sa da dove vengono, perché questi due leader della resistenza di cui ho parlato, io, insomma, la loro biografia inizia nel 1911, io prima non so che abbiano realmente fatto. E chi ricordano? Ricordano Gheddafi, ricordano tutta la dirigenza gheddafiana, questo gruppo di giovani animati da un profondissimo radicalismo ideologico, che decidono di rivoltare la Libia come un calzino, ecco. E, insomma, con forti limiti, ecco, diciamo, perché questa dirigenza, questa leadership fallirà nel suo obiettivo, perché mancava di esperienza, e insomma, il regime quarantennale di Gheddafi, insomma, noi sappiamo cos'è stato. Quindi direi che le similitudini sono tante. Sì. Scusi, ma questo provincialismo degli italiani nei confronti della Libia? Provincialismo, mi permetto di definirlo in questi termini, cioè questa incapacità di gestire l'elite, di allearsi con l'elite, di creare un'elite, non può derivare anche dal fatto che l'Italia era un paese giovane, al contrario della Francia o dell'Inghilterra, che avevano secoli di unità alle spalle, mentre l'Italia aveva solamente 40 anni di unità, e anche nei confronti di quando c'è stata l'unità d'Italia, la riunificazione, i piemontesi che sono arrivati giù, comunque nei confronti del meridione si sono comportati come ci si comporta nei confronti di popoli coloniali. Questo non per vittimizzare i meridionali, perché no. Ma insomma, diciamo che chi si occupa di colonialismo italiano sa che le privazioni che hanno sofferto pure i meridionali durante la prima fase, diciamo, dello Stato unitario non sono paragonabili a quello che è successo in Libia. Cioè, in Cirenaica c'erano i campi di concentramento, insomma, quindi non è paragonabile. Sì, l'Italia era uno Stato giovane, ma infatti se io fossi stata a Giolitti nel 1911 non mi sarei mai sognata non di occupare la Libia, ma di fare della Libia una colonia italiana. Ci si poteva limitare a fare della Libia un protettorato, esercitando sulla Libia, diciamo, un'influenza economica e ovviamente geopolitica, insomma, perché l'occupazione della Libia non è dovuta solamente così a
a un'ubriacatura, alla follia, a una follia, no, di Giolitti, come dicevano i socialisti. I socialisti che rubricarono questa spinta coloniale a così, una follia italiana. Non è vero, le spinte erano molto profonde, insomma, non è facile arrivare ad affermare l'Italia non doveva andare in Libia, c'erano delle ragioni geopolitiche fortissime, ecco, insomma. Però il problema, sì, l'Italia è uno stato giovane, allora forse avrebbe dovuto fare una politica che fosse stata all'altezza, insomma, delle sue forze. È stato un passo più lungo della gamba. Una domanda: quanto ha influito la politica, diciamo, del popolamento dell'Italia di questa colonia rispetto per poi come si è rapportata con la popolazione locale? Ma diciamo che il popolamento della Libia inizia abbastanza tardi, insomma la Libia doveva essere la quarta sponda, diciamo la valvola di sfogo del fenomeno dell'emigrazione, che non solo era una sconfitta per l'Italia unitaria, ma era anche, insomma, qualcosa di cui le classi dirigenti italiane si vergognavano. Il problema è che l'idea della Libia come colonia di popolamento, l'idea nacque molto presto, la realizzazione fu molto tarda. Fu solo, diciamo, con Balbo, con il governatorato di Balbo dal 34 in poi, insomma, che la Libia iniziò a essere popolata. Fino al 29 la Tripolitania non è tutta sotto il controllo italiano, perché dopo che nel 15 crolla il regime coloniale di Tripoli e quindi c'è il ritiro completo di tutti i presidi della Tripolitania, non solo quelli interni ma anche quelli della costa, l'Italia non ha più la Libia, la deve riconquistare attraverso una lunga marcia che sarà quella di Graziani, che sarà, insomma, sicuramente una marcia di successo, perché Graziani era un brillante colonnello e poi generale, questo è il mio. Però insomma si lasciò alle spalle una lunga scia di sangue che impoverì profondamente anche il popolamento. Partì molto tardi con Balbo. Il problema è però che, insomma, si va a popolare che cosa? Gran parte del territorio libico è deserto, cioè la Libia prima della scoperta del petrolio è un paese dal quale scappare, non nel quale andare a popolare. Sì, certo, influì tantissimo il progetto di popolamento della Libia nei rapporti tra colonizzati e colonizzatori, ma paradossalmente fu proprio durante l'età di Balbo che questi rapporti, che erano stati segnati da una profonda ostilità, migliorarono, perché Italo Balbo, insomma, era fascista, però voglio dire, nessuno è perfetto. Ecco, fu comunque un governatore di una certa capacità in Libia, no? Tentò anche di invertire un po' quella rotta che, insomma, questa gentaglia tipo Badoglio, tipo Graziano, tipo De Bono avevano, questa linea d'azione che avevano imposto, insomma. In Libia lui la cercò di invertire attraverso l'inclusione dei libici mediata dal partito fascista, ecco, ad esempio. Però insomma il governatorato di Balbo per 40 anni, ecco, non può fare miracoli. Nel frattempo l'Italia ha anche altre incombenze economiche, soprattutto, insomma, quindi alla Libia puoi dedicare spazio fino a un certo punto, ecco, diciamo. Quindi è paradossale, perché da un lato il popolamento sicuramente comporta l'esproprio delle terre, eccetera eccetera, quindi una politica abbastanza rigida nei confronti dei libici, però la presenza di Balbo, un governatore molto intelligente, ha modera, ecco, gli effetti di tutto questo. Premetto che potrei non essere chiaro, però sono un serie di questioni che sono potente ascoltare. Dal punto di vista linguistico, qual è le varie componenti che ci hai descritto, sono accumulate da lingue sovrapponibili oppure no? E questo se potrebbe aiutarci a spiegare alcuni elementi di conciliabilità. Allora, e questo
come si comporta l'Italia, nel senso, sono state fatte delle politiche da questo punto di vista per quanto riguarda la, oppure ah, la Libia è un paese insomma molto frammentato, ad esempio, non so se si vede, sì. Questa zona qua è abitata da popolazioni non arabe, sono la maggior parte sono berberi, o meglio quel ceppo dei berberi che sono i Tuareg, popolazioni Hassana, Haussa, che non parlano l'arabo, parlano altre lingue. I berberi hanno una lingua, un alfabeto che non c'entra niente con quello arabo, quindi è un mix. Come ha gestito l'Italia questo? L'Italia, ovviamente seguendo la classica politica coloniale del divide et impera, ha cercato di far leva sui reciproci antagonismi. Un esempio chiaro è quello che è successo nel Jebel. A partire, se all'inizio gli ufficiali italiani che da Tripoli determinano la politica coloniale si schierarono a favore del partito, cosiddetto partito arabo del Jebel, quello di Mohammed Fekir, no? Perché? Perché erano quelli integrati nel sistema ottomano, loro volevano ripigliare questo sistema, rimetterlo in piedi e quindi appoggiarono lui. Col passare del tempo, soprattutto a partire dal 22, dal 21, iniziarono a capire che forse era il caso di appoggiare i berberi. Perché? Perché era più logico, erano una minoranza. Avevano subito per secoli, avevano vissuto in uno stato di marginalità, insomma, e quindi potevano, una volta accantonato, insomma, quella spinta alla resistenza, si poteva stabilire coi berberi un reciproco scambio, ovvero l'Italia avrebbe garantito ai berberi una maggiore autonomia, la possibilità di insomma professare il liberalismo, di utilizzare la loro lingua, eccetera, eccetera, e in cambio i berberi potevano essere i paladini, il sostegno più importante del regime nel Jebel. Questa politica effettivamente fu adottata dall'Italia. Secondo me fu adottata molto tardi, l'avrebbe dovuta adottare già nell'11, insomma, sarebbe stato più intelligente, ma era quello che voleva fare il ministro delle colonie Pietro Bertolini, ma trovò l'opposizione del governatore della Libia, il generale Pagliorani, insomma, si oppose a questo. Preferì, diciamo, imboccare la strada già battuta dai turchi, ecco, quindi marginalizzando i berberi. Quando invece l'Italia finalmente, dal mio punto di vista, ecco, decise di adottare una politica filo berbera, il Jebel si pacificò. Tra l'altro i berberi furono un asse portante di quelle truppe coloniali di cui l'Italia ovviamente si servì, insomma, nella repressione, in quelle che sono chiamate le operazioni di polizia coloniale. Ad esempio, non so se hai in mente quella famosa immagine di Mussolini che va a Tripoli nel 37, mi pare che sia il 37, è su un cavallo bianco e c'è un libico che gli porge la cosiddetta spada dell'Islam, insomma, no? Che Mussolini prese perché doveva essere il protettore dei popoli islamici, insomma, una funzione tradizionale, insomma, che l'Italia aveva e poi si è un po' persa. Quel berbero era, quell'uomo era un berbero, era Yusuf Kardish. Cioè il fatto che fosse un berbero a porgere la spada dell'Islam a Mussolini era significativo, perché vuol dire che i berberi erano in qualche modo il sostegno principale dell'occupazione italiana. Ma questo avvenne anche in Algeria. I berberi algerini, che in una prima fase opposero una resistenza strenua all'Italia, insomma, alla Francia, scusate, successivamente furono il baluardo dell'occupazione francese della Francia, quando riuscirono, tra occupante e occupato, si riuscì a stabilire qualche accordo, ma è una politica classica, ecco, del colonialismo, quella dell'identità, insomma, è avanti così. Ora, se riesci qualcosa... Vedo che era molto coinvolto la Libia. Se riesci qualcosa di eventuali servizi di intelligence, come fai? Allora, io, siccome mi occupo anche di queste truppe coloniali, questi militari in Libia, eccetera, eccetera, ho
cercato di capire come funzionassero i gruppi di intelligence. Se intendi i gruppi di intelligence libici, gli informatori così, insomma... Noi anche italiani. Ecco, insomma, si tratta appunto, se parliamo di libici, stati di informatori, insomma, eccetera. Per quanto riguarda gli italiani, la questione è molto complessa. Io ho cercato un attimino di... l'ho approcciato, però... Chi si occupava del servizio di informazioni in Libia erano i carabinieri e non, gli archivi dei carabinieri non conservano o non fanno vedere agli studiosi le carte, insomma, non so qual è. E quindi io non ho trovato molto, ma principalmente si occupavano i carabinieri del servizio di informazioni. Parlando un attimo della guerra più recente, appunto, che ha portato alla caduta di Gheddafi, l'immagine un po' dell'Italia un po' tirata per i capelli in questo intervento corrisponde alla realtà, vedendo anche successivamente i problemi legati ad esempio all'approvvigionamento di petrolio, il discorso che pochi giorni fa c'è stata la petroliera che insomma, parte un gruppo ribelle voleva vendere il petrolio in maniera autonoma rispetto al governo. C'è l'immagine dell'Italia, non ho capito. No, intendo dire quanto l'Italia si è sentita un po' obbligata a intervenire oppure se. Adesso? Adesso, sì. Ma vabbè, io sono storica, non giornalista, quindi insomma le cose dell'oggi, insomma, leggo come tutti i giornali, non saprei dire. La mia impressione è che con la guerra dell'11, questa del 2011, insomma, vada in qualche incontro l'interesse dell'Italia, insomma, no? Che era riuscita a stabilire con la Libia degli ottimi rapporti, ecco, diciamo, e è stata fortemente penalizzata da questa guerra. Sì, è vero che io l'Italia non ho parlato molto dell'Italia in questo intervento, ma un po' è voluto perché spesso quando si parla della Libia si parla solo dell'Italia, non si parla della Libia, no? E quindi ho voluto fare una cosa all'incontrario, perché spesso si parla della Libia e si parla di Giolitti, di quello che disse Turati, della spaccatura del Partito Socialista, di De Bono, di Badoglio, e la Libia rimane là come uno sfondo, no? Diciamo, no? Prevale sempre questo forte eurocentrismo che però non ci fa capire niente, insomma, no? E non si capisce le dinamiche interne al paese colonizzato, rimangono vaghe, non si capisce niente, no? Mentre sono tanto più importanti da conoscere quanto l'Italia era un paese che storicamente si affidava alla cosiddetta politica dei capi, che è anche quella che venne adottata nel Corno d'Africa, no? Prima e dopo Angola. Quindi la politica di affidarsi, di delegare una parte di potere ai colonizzati, e, insomma, per capire quello però bisogna capire con che società si ha a che fare, se no non si capisce niente. Tanto una potenza è debole come fu l'Italia, tanto è necessario in qualche modo capire chi era l'avversario. Ecco. Non so se ho risposto alla domanda, sì, sì. Perché... Io invece volevo sapere, dall'ultima guerra che c'è stata, il ribaltamento del regime di Gheddafi, quali sono i gruppi tribali che hanno preso il potere, se c'è stato un avvicendamento nel potere oppure se... cose sostanzialmente sono rimaste invariate rispetto a Michele Gheddafi. Allora, io nell'ultima immagine ho messo Gheddafi perché, come vi dicevo, studiando la storia di questi leader ribelli, no, mi ricordava moltissimo un po' il percorso di Gheddafi, insomma, la sua ideologia, eccetera, 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 no? E devo dire che la situazione della Libia insomma, attuale, no, ricorda molto quella della Libia di 100 anni fa. Quindi ci sono certi parallelismi che quasi fanno paura, ad esempio il ruolo di Misurata. Misurata, non so, credo che sentiate tutti, insomma, la città ribelle, la città che in ogni modo cerca di entrare in concorrenza con Tripoli, che sostanzialmente vorrebbe divenire la capitale. Quello che fa Misurata è contendere il ruolo di capitale a Tripoli. E questo avvenne anche nei primi, diciamo,
finché Volpi di Misurata non li occupò Misurata, appunto, no? Il governatore Giuseppe Volpi di Misurata non li occupò fino al 20, al 22, diciamo. Misurata ebbe il ruolo, prima perché vi erano la famiglia degli Ammontasi, che era il sostegno principale all'occupazione italiana, poi grazie alla, alla figura di una madama Sue, Misurata fu la capitale ombra della, della Tripolitania, l'anti-Tripoli, e questo lo vediamo anche adesso, perché insomma sentirete tutti le brigate di Misurata, le brigate di Misurata che vanno a Tripoli e arrestano il tale funzionario importante, le brigate di Misurata che decidono la politica in Libia, insomma, no? Le brigate di Misurata che hanno fatto cadere il regime gheddafiano, che era un regime fortemente centralizzato nei limiti che è possibile, perché la Libia è un paese dove dominano queste logiche tribali, ha fatto cadere quel regime che era un regime Tripoli centrico. Altre similitudini. Quando la città di Misurata, a partire dal, diciamo, 2012, ha iniziato a esercitare un'egemonia diffusa nel paese e anche riconosciuta da tutti, a un certo punto si è scontrata con un'altra città dell'interno, che è la città di Beni Walid, che è questa, no? Che è una città che è proprio questa concorrenza Beni Walid Misurata, che è un po' la concorrenza tra la costa, perché Misurata è una città sulla costa, e la Libia dell'interno. Insomma, è lo stesso scontro che ha tormentato la Libia negli anni tra, diciamo, il 1915 e il 1920. E lo scontro tra Misurata e Beni Walid, quindi tra l'interno qua, e la costa, è proprio quello scontro che a un certo punto ha causato la sconfitta dall'interno della resistenza libica, come ha causato la sconfitta dall'interno di questo movimento anti-gheddafiano, perché su questo scontro Beni Walid Misurata si è rotta, insomma, la comunanza di interessi, di propositi, e alla fine, insomma, noi sappiamo sostanzialmente questo movimento anti-gheddafiano si è spaccato in mille pezzi, adesso non si capisce più niente. Quindi ci sono notevoli parallelismi. E infine il parallelismo più evidente è questo Fezzan, questo ventre molle che ormai è diventato il regno dell'anarchia, quindi tutti quelli che soppongono a qualsiasi cosa si rifugiano qua, come fu proprio durante il periodo dell'occupazione italiana, perché man mano che la resistenza Misurata, Beni Walid, nel Jebel veniva abbattuta, tutti coloro i quali diciamo non erano vittime della forca italiana si ritirarono verso su e si riunirono tutti nel Fezzan, che divenne insomma questo ricettacolo di ribelli, ecco. La stessa cosa sta accadendo adesso nel Fezzan, insomma, è diventato il luogo in cui si radunano gli anti-gheddafiani, gli anti-cirenaici, quelli che non sono d'accordo con la presenza francese di Quadra, insomma, no? Quindi le simmetrie sono, i parallelismi sono tantissimi, insomma, non so poi come andrà a finire. Si è riproposta anche la spaccatura tra Ovest e Est, perché il regime gheddafiano, insomma, aveva imposto fortemente una saldatura delle due regioni, cioè Cirenaica e Tripolitania. E adesso invece si sta riproponendo quelle spinte centrifughe che la Libia ha già conosciuto e che portavano alla separazione Tripolitania e Cirenaica, si stanno riproponendo. Poi insomma come va a finire non lo so. Altri? Anche perché la Cirenaica c'è tutto il contrario di questo. Ma qualcosina c'è anche in Tripolitania, credo. Prego? Qualcosina c'è anche in Tripolitania. Non c'è un grosso Cirenaica. Sì, grosso è il Cirenaica, ma qualcosina c'è anche in Tripolitania. Quindi... Io volevo chiedere, come si sono comportate le popolazioni libiche durante la Seconda Guerra Mondiale? Durante la Seconda Guerra Mondiale? Ma allora, intanto se l'Italia ebbe nelle colonie un successo, fu, e questo è il secondo mistero della storia coloniale italiana, il massiccio reclutamento degli ascari. Cioè, ad esempio, certe colonie come l'Eritrea,
ma anche in Somalia per certi versi, noi assistiamo a questo reclutamento di massa, insomma, no? C'è migliaia di eritrei, ma anche etiopi, yemeniti che vivono in Eritrea, che si arruolano nelle truppe coloniali italiane. Questo rimane un po' un mistero, perché uno dice sostanzialmente erano sotto il gioco di una potenza coloniale che non gli offriva molto, eppure si arruolarono. Insomma, le spiegazioni sono poi varie, non le sto qua a elencare. In Libia invece le cose sono un po' più complesse, perché l'Italia, che aveva sperimentato questo successo clamoroso, le truppe Ascari eritree aiutarono anche, furono determinanti nella conquista della Libia, anche perché erano molto, molto spicci gli eritrei, insomma, diciamo spesso e volentieri i libici temevano più il soldato Ascari che il soldato italiano, insomma. In Libia invece l'Italia si dovette confrontare con questa estrema difficoltà nell'arruolamento, no? Dovuta a che cosa? Intanto che i turchi non mantenevano l'esercito libico in Libia, insomma, quindi non c'era una tradizione di arruolamento. Poi proprio questo movimento del jihad fece sì che insomma, ci fu proprio un rigetto, ecco, a differenza ad esempio che in Eritrea, del colonialismo italiano. Cosicché nei 30 anni di occupazione italiana il numero di libici arruolati era molto basso, non solo. La maggior parte dei libici non si arruolavano nelle truppe regolari, ma si arruolavano nelle bande indigene irregolari, insomma, che sono quelle bande di supporto, quelle che hanno le mani libere, ecco, diciamo, di fare un po' quello che vogliono, e che però insomma in una seconda guerra mondiale sono più difficilmente utilizzabili. Quindi come si comportarono? Non furono diciamo, un elemento significante, a differenza delle altre potenze coloniali, ecco. Non, ad esempio le truppe coloniali non furono utilizzate in particolar modo durante la prima guerra mondiale nel contesto europeo, e questo è abbastanza strano, perché insomma gli altri li utilizzarono, ecco. Invece in Italia preferì mantenerle non in Libia, perché i pochi libici arruolati nelle truppe coloniali durante la prima guerra mondiale non furono mantenuti in Libia per timore che disertassero, ma furono presi e messi in Sicilia ad arrostire al sole, insomma, e mettere incinta qualche donna. Questo fu quello che successe. Quindi, diciamo, un apporto molto, molto marginale. Come? Sì, diciamo che questa è la Tripolitania in senso stretto, la colonia Tripolitania è tutta, comprende Tripolitania e Fezzan. Ok, volevo sapere innanzitutto se sotto il regime di Gheddafi c'era in qualche modo un'unità territoriale. Sì, sotto il regime di Gheddafi vi fu un'unità territoriale, ma il fatto che la Libia fosse Libia, cioè fosse un paese unito, non è un dato scontato, perché durante il periodo ottomano c'era la Cirenaica, che era una provincia, c'era la Tripolitania, che comprende Tripolitania e Fezzan, che era un'altra provincia. Quando l'Italia occupò, diciamo, quello che geograficamente li chiamo come Libia, decise di strutturare, di organizzare questo paese, questo territorio in due colonie diverse, Tripolitania e Cirenaica. Poi poteva capitare che entrambe fossero poste sotto l'autorità di uno stesso governatore, ma comunque erano due entità giuridiche separate. Fu solo con col governatorato di Italo Balbo che vennero riunite in un'unica colonia. Quando l'Italia perse la seconda guerra mondiale e sostanzialmente la Libia fu spartita tra francesi, inglesi, eccetera, eccetera, l'idea, il progetto era quello di dividere il paese. La Cirenaica doveva finire sotto l'influenza inglese, la Tripolitania forse sarebbe rimasta all'Italia, ma forse, insomma, mentre il Fezzan doveva andare ai francesi, insomma, che hanno i territori che controllavano già il Chad, il Niger, l'Algeria, eccetera, eccetera, insomma, quindi doveva essere questo blocco, no? Doveva saldare, che comprendeva anche il Fezzan, doveva saldarsi sotto, diciamo, l'influenza francese. Alla fine si optò per la nascita oppure il mantenimento dell'unità libica, e la Libia divenne un paese indipendente nel 1951 sotto la guida dei Senussiti, sotto la guida di Idrissa Senussi,
che è un esponente della confraternita senussita, insomma, però diciamo che non riuscì a esercitare un potere, come dire, molto forte. Le spinte centrifughe dominavano ancora la Libia, fu solo con Gheddafi che in una certa misura la Libia fu un paese, fu posto sotto una guida politica davvero unitaria e forte, nei limiti del possibile, perché insomma in Libia dominano ancora queste spinte, queste logiche tribali, insomma, che sono molto forti, e quindi unitarietà fino a un certo punto, ecco, anche un leader come Gheddafi doveva tenere conto della presenza delle tribù. Forse era la fine, no, no, già ricordo, ha spiegato adesso, tenevo il Fezzani, cioè. Ecco, il Fezzani se volevo sapere proprio se durante l'epoca Gheddafi era ancora sede di movimenti virtuosi, però lei ha detto che... Sì, Gheddafi che era nato nella zona di Sirte, qua, studiò a Serha, qua, aspettate, no, qua, in questa zona qua, no, studiò, e lui fu, la sua politica fu una politica che privilegiò quelle, le popolazioni fezzanesi, che sono molti Tuareg, ma sono anche cosiddette popolazioni camite, quindi sono i meri fezzanesi, no? Storicamente Gheddafi, diciamo, fece un patto d'acciaio con queste popolazioni nere, no? Infatti se voi vedete le sue amazzoni, queste cose qua, lui rivendicò molto, anche perché insomma a un certo punto quando Gheddafi abbandonò i propositi di unione con l'Egitto, insomma con gli altri paesi, abbandonò un po' la politica panaraba, diciamo si buttò invece sulla politica panafricana, no? E quindi questo legame con l'Africa nera, col Fezzan, con le popolazioni nere del Fezzan, che erano, diciamo, il tramite per tutta la zona subsahariana, comunque del Niger, Mali, fu sottolineata, ecco. E questo è anche il motivo per cui noi leggiamo sui giornali di questi massacri, le popolazioni nere libiche vengono massacrate, eccetera, eccetera, oppure i miliziani neri di Gheddafi, no? Si dice, spesso si diceva erano mercenari del Ciad. Non è che erano mercenari del Ciad, alcuni sicuramente sì, ma altri erano popolazioni fezzanesi che da sempre erano fedeli a Gheddafi, perché portò avanti questa politica, diciamo, pro popolazioni fezzanesi, pro popolazioni nere, e quindi insomma furono, diciamo, vittime anche del furore anti-gheddafiano. Un po' il collante, diciamo, in qualche modo, Gheddafi, la sua figura carismatica, diciamo, riuscì a unire. Sì, riuscì, beh, insomma, un certo apparato repressivo anche. Quello ha detto parecchio, diciamo. Altri? Allora ringraziamo la professoressa. Certo. La prossima. Grazie.